siamo a Sanremo. Siamo contentissimi di ospitare negli studi di Radio Bruno un terzo cuore, perché ce l'hanno portato anche in versione Punchbowl per l'ansia, per lo stress, e abbiamo qua Leo Gassman. È un piacere essere qua. Grazie mille. Ma terzo cuore, quindi hai anche un secondo a questo punto? Sì, ce ne sono tanti di cuori. Però sì, il terzo cuore è quello che ti fa tornare il sorriso, ecco, spero. Noi siamo molto contenti di averti qui. Una canzone d'amore. È una canzone d'amore che secondo me in questo periodo storico è importante, nel senso che se ci fosse più amore il mondo sarebbe un posto migliore sicuramente. Beh, questo è assolutamente vero, ma noi siamo curiosi, vogliamo andare a fondo. È dedicato a qualcuno in particolare? È dedicato a tutte le persone che ti cambiano le tue singole giornate con piccole e grandi azioni. Ed è un brano, insomma, che mi rispecchia molto, che è nato da un'idea di Riccardo Zanotti dei Pinguini, che è un amico, e anche lui ad esempio potrebbe essere considerato un terzo cuore, perché è una persona che ha sempre creduto in me e io sono onoratissimo di questo e sono felice di averlo nella mia vita. Beh, che bello averlo scritto insieme. Deve essere bello con un amico condividere la stessa passione per la musica, quindi scrivere un pezzo che poi porti qui all'Ariston. Deve essere tutto molto emozionante. Quindi un amore anche amicale, volendo, un amore genitoriale, certo, un amore romantico, ma tutti i tipi d'amore. Può essere qualsiasi persona, qualsiasi tipo di rapporto. Bellissimo. Com'è stata la prima serata? La prima serata è stata bellissima, mi sono divertito un casino, è stata un'emozione assurda, bellissimo tornare su quel palco, bellissimo vedere che comunque le persone abbiano apprezzato il tutto, e sono onoratissimo di far parte del cast quest'anno, insieme a grandissimi artisti, è un sogno che si realizza. Esatto, complimenti, perché il pezzo funziona, ci piace. Grazie molto. Mille, grazie. E poi lo riascolteremo tanto, perché ovviamente al primo ascolto devi poi abituarti, poi ti rimangono in testa, certo, le canzoni. Assolutamente, certo, capisco bene, anch'io sono un fan di Sanremo. E le canticchi. E com'è stato esibirsi la prima sera? Avresti preferito la seconda, invece è meglio la prima, togliersi il dente, andiamo avanti? Ma secondo me è meglio la prima, così comunque si inizia anche in una maniera più rilassata e non ti fai tutta una c'è tutta una filata, diciamo, capito? Quindi stasera abbiamo la possibilità anche un po' di riposarci e a guardare anche gli altri ragazzi che saranno in gara, che saranno favolosi sicuramente. Poi insomma ci sono dei nomi meravigliosi, c'è Giorgia, c'è Lazza, insomma ci sono tantissimi artisti che spaccano, quindi sarà una bellissima serata. Anche noi siamo curiosi, e in più volevo chiedere a questo punto se coi cantanti in gara c'è qualcuno con cui va particolarmente d'accordo. Adesso ovviamente hai scritto con il cantante dei Pinguini Tattici questa canzone, però magari fra quelli in gara c'è qualcun altro con cui tu hai legato o hai empatizzato particolarmente. Ma guarda, ti dirò, quest'anno in realtà il cast è pazzesco, perché siamo tantissimi ragazzi e che insomma, quando ci incontriamo stiamo bene, ho fatto amicizia un po' con tutti, con Olli, poi ho conosciuto bene Grignani, che insomma io sono un grande fan di Gianluca, che secondo me ieri ha spaccato tutto, è stato fortissimo, poi ci sono tanti grandi artisti che stimo tanto e sono persone fantastiche, devo dire un clima bello vedere che ci siano tante belle anime che cercano di portare il loro messaggio. Ma che bello vederti così solare, preso bene, stupendo, cioè, mi piacerebbe vivere come te la vita, cioè in un momento stressantissimo invece tu sei... Vabbè dai, è una scelta alla fine. No, super positive. bello. Invece venerdì sera è una serata importante, quella dei duetti, raccontaci un po'. La serata dei duetti è importante, è molto importante. Ci sarà Edoardo Bennato, che è un maestro, ormai fa parte della mia famiglia, è una persona che sento tutti i giorni, che mi dà un sacco di carica e mi dà sempre dei buoni consigli per affrontare la giornata, e mi insegna tantissime cose ogni giorno, gli devo tanto a Edo, e sono felicissimo di poter salire sul palco con lui e cantare brani importanti che hanno fatto la storia della musica e non solo, e che insomma parlano di qualcosa di importante che arricchisce il mio bagaglio personale di moltissimo. Quindi sarà un'esibizione un po' nostalgica, un po' anche rispettosa di quelle sonorità? Sarà nostalgica, però anche divertente e a tratti impegnata, perché cioè
totalmente impegnata, a tratti divertente e molto malinconica. Ci piace, ne abbiamo bisogno. E poi il palco dell'Harrison secondo me è il posto giusto. A questo punto noi non possiamo fare altro che augurarti buona fortuna, perché ce n'è bisogno mille. Per tutti, anche se il pezzo è già fortunato di suo. Grazie di cuore. E niente, ci rivediamo il prima possibile, divertiti tanto. Grazie, ci divertiremo. Grazie, alla grande. Leo. Ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.